Britney, bitch. Allora, grazie che siete venuti a vedere un po' il nostro piccolo container, il nostro piccolo spazio di lavoro qui dei tecnici del Lago Film Fest. Qui è un po' dove avviene la magia delle proiezioni serali e vorrei farvi vedere un po' come lavoriamo, un po' come l'ambiente dei tecnici, quindi seguitemi, andiamo proprio a vedere il grosso container blu che tutti avete già notato entrando, ma cosa c'è dentro e come funzionano le cose al suo interno, quindi venite con me. E ci accoglie all'esterno, Riccardo. Io qui faccio la security. A fine festival dico basta e la gente va via, si alza. Okay. Cioè, prendo il microfono e dico basta e vanno via. Okay. Sì, sì, sì. E poi tiro giù lo schermo. Il nostro head of security. È un sasso e lui rotola, va in giro, entra nelle tasche, nelle scarpe, entra un po' ovunque, nelle casse, nei fili, gira, è un sasso. Perché comunque bisogna essere tranquilli, però come vedete è un ambiente informale. Cioè... Sono pieno, cioè nel senso proprio, cioè proprio pieno di sassi, cioè senso, è ovunque, ti giuro. È pieno, la ronza è ovunque. Abbiamo anche questo simpatico zerbino con scritto welcome, però c'è cioè, tipo in italiano, no? Quindi cioè, è molto, molto divertente, molto, molto simpatico, come in effetti siamo noi. Ma venite pure all'interno. All'interno qui c'è Egiz. Ciao Egiz. Di occuparmi salgo sopra il container e piazzo luci, perché da bambino mi arrampicavo sugli alberi, quindi sono stato selezionato per questo. Egiz è oggi in charge di tenere un ambiente a posto, un ambiente sereno. Oh, c'è un ronzio molto strano e disturba spesso, soprattutto quando devo piazzare le luci, è disturbante quando accade. Anche pulito all'interno del container, perché è molto importante che le cose si svolgano con serenità. Ok, sì, bravo, ecco, prendi via l'angolo. Sì, continua a colpirci, non riusciamo più a stare concentrati, non facciamo più nulla, niente di niente. Guarda la mia postazione, per esempio, abbiamo messo un mixer digitale da 16 canali. Sì, io mi occupo di mandare in onda i film e ovviamente quando c'è la ronza c'è... l'esperienza di fruizione può essere un po' impattata. In modo da tracciare correttamente sia l'audio dei film che vengono proiettati, ma anche i microfoni. A volte ce ne accorgiamo solo noi, a volte se ne accorgono anche il pubblico, cioè comunque è pesante perché tu sei lì che stai, voglio dire, che vuoi fare il miglior lavoro possibile, che vuoi essere diciamo al massimo e poi succede questa cosa e non... difficile da gestire anche psicologicamente. E poi ci sono anche tante altre cose molto belle qua in giro. Il problema di questa cosa è che non capiamo cosa succede e però non vogliamo neanche parlarne troppo fuori, perché giustamente questa cosa cioè deve rimanere nel team tecnico e non è necessario, cioè adesso te ne sto parlando, ma perché sappiamo che questo materiale rimane tra di noi, ci serve per documentare il processo con cui noi abbiamo analizzato questa cosa e l'abbiamo eliminata, ecco, questo è lo scopo. La ronza io non l'ho mai sentita, l'ho sentita fisicamente quando prendevo la scossa. Per esempio guardiamo, ecco Giulia, quindi tanto quando così che killa il tempo con altre attività, ecco Giulia è la nostra responsabile luci. Io attacco le mie lucine, muovo le mie lucine, accarezzo le mie lucine, le svito anche, le pulisco quando rimangono sotto la pioggia. E ha tutta la console delle luci sul suo Mac, sulla quale ha proprio fatto il disegno luci. E faccio i colori. Queste cose qua metto a posto, perché anche lì sei una donna, devi mettere a posto, e quindi finisce sempre che sono io a spazzare. Comunque vorrei dire una cosa: tutta questa attrezzatura è un'attrezzatura senza ronza. E hanno provato a dare la colpa a me. Hanno provato a dire, ma no, magari è la linea, è la stessa delle luci. Però, cioè, allora, secondo me qua c'è tipo un complotto, perché qua sono l'unica donna di questo team che fa luci e quindi è colpa della donna che ha fatto le luci perché passa la ronza. Io non ho sentito nessuna ronza. Cioè, qui non abbiamo mai sentito... Voi potete
Io non ho mai sentito una ronza da qua. Mai sentito una ronza, mai visto una ronza. Guardiamo per esempio la postazione di Leonardo. Leonardo si occupa dell'RVM. Io mi occupo del mixer audio, quindi tutta la parte di suoni, effetti suoni, riverberi, delay, amplifico le cose, le rendo dilatate. E quindi ha tutte le tracce audio che servono per le premiazioni. Faccene sentire una un attimo. Molto bella, fammi una chiusura Leonardo. Bellissima proprio. Questa cosa così un po' pazzerella, veramente bello. Tutte le sere, ma anche di giorno. Non so se hai fatto, come si chiama, quell'attività, foreste elettroniche. E l'obiettivo di quale era proprio questo, cioè cercare di capire dove fosse la ronza. Anche... Che cos'è la ronza? È un problema serio? Che può essere una questione audio o una questione elettrica? Devi prendere la psicologia proprio una cosa a livello fisico, nel senso, non so se hai sentito tutti questi temporali degli ultimi giorni, la grandine, insomma tutti questi cambi di pressione, queste bolle che si creano intorno al lago. Tutto dipende anche dalla situazione atmosferica. Lampi, tuoni, può essere una roba naturale come una roba creata dall'uomo. E poi qui c'è la postazione di Andrea che, insomma, in questo momento sta, buongiorno, sta leggendo Narnia, però... Io qua do una mano negli allestimenti delle sale, nell'alzata del telo, gonfiaggio si dice, e faccio un po' da jolly, cioè quello che c'è da fare faccio. Ecco, contribuisce molto bene anche lui alla buona riuscita del lavoro tecnico. È una cosa che si sente che c'è, ma in realtà non c'è. E siamo molto contenti che sia nel team. Io ho visto chi l'ha fatta partire per primo. Perché dopo è qualcosa come che se si incrociasse, no? C'è una ronza, poi c'è un'altra ronza, poi c'è un'altra ronza. E non si sa mai qual è la ronza primaria. Io penso che questa cosa sia importante. Capire da dove viene la ronza primaria è anche un modo per eliminare la ronza stessa. Ecco, lui controlla, io spero, che non ci sono ronze. Soprattutto, ma comunque non ci sono. Quando Andrea sta fuori con la radio si rende perfettamente conto del fatto che le ronze non ci sono. Però con la ronza non si scherza. Perché se c'è la ronza, cioè è un problema per tutti. Poi la ronza non è una di quelle cose normali, si prende, si moltiplica, possono sentirla anche al lido. Cioè, metti che se arriva la ronza in riva, cosa fai con le cuffie? Le prendi, le butti via? E direi che veramente questo impianto è stato settato dal team tecnico nel migliore dei modi e non c'è nessun problema. C'è Andrea che legge Narnia e quindi è in un mondo molto spirituale in questo momento e lo vedo così, non focalizzato sulla ronza come secondo me dovrebbe essere. Ecco. No, guai a che mi tocca i miei libri. Cioè questo qua è proprio una delle cose che mi porto dietro. Cioè io ho comprato un marsupio solo per far sì che ci stia dentro un libro. Sfortunatamente non ci sta, non ci posso fare niente. Cioè io guarda che con queste cose qua ci tengo, io sono molto permaloso. Io voglio sapere chi è, così almeno cioè, faccio un casino che non finisce più qua. Cioè, poi vado via dal lago e ci vediamo. Non ci vediamo neanche l'anno prossimo. Non... Secondo me, qua, Riccardo sta combinando qualcosa. Lo vedo smanettare con le caramelle, staccare, cambiare i fili. Secondo me è lui che la fa di proposito la ronza. Io non voglio accusare nessuno, però onestamente quando si piazzano i cavi dell'elettricità in modo sbagliato, ovviamente si arriva al punto in cui non si sopporta più nulla e Coredda potrebbe aver sbagliato qualcosa. Sì, abbiamo cercato di dividere, cioè era un po' nascosta era tale intenzione, ovviamente non l'abbiamo detto tutti quanti, però abbiamo mandato più persone possibili in giro a ascoltare un po' questi campi elettromagnetici perché non si capisce un cazzo. Sì, sono dei sassi che entrano e escono dal bunker. Sì, sono dei sassi. Però in realtà, devo essere sincera, una volta l'ho sentita anch'io la ronza. Quindi, però non dirlo a nessuno perché ho fatto finta di non sentirla, perché non erano fatti miei, fatti loro, problemi loro che hanno a che fare con l'audio, io faccio il mio.
Oggi, arrivati a fine giornata, dobbiamo fare l'ultima caramella. Questa è una classica caramella, per la quale serve per non fare in modo che non arrivi umidità, insomma, acqua alle prese. Quindi oggi vi insegnerò come fare una classica caramella a casa vostra. Ci servirà della gaffa e un qualsiasi pezzo di plastica. Grazie. Allora, applichiamo la plastica intorno alla nostra presa. Un po' casualmente. Ora sembra adatta. Prendiamo la nostra gaffa, ne prendiamo un bel pezzo, lo strappiamo in qualche modo e chiudiamo come possibile.